riguarda gli abruzzesi, Celano Villa Cidrese 1-3, Sardi in vantaggio con Del Bosco, pari di Falomi su rigore, Bombagi e Autorete di Rapino ancora per la Villa Cidrese, Chieti San Giovannese 1-1, Fano Giulianova 1-0, L'Aquila Crociati, Noceto 2-1. In classifica al primo posto il Cappi con 22 punti, Chieti e San Giovannese in zona playoff con 13 punti, L'Aquila e Poggibonsi 12, in crisi Celano e Giulianova, Celano con 8 punti, Giulianova ultimo con 5. Ed ora con le immagini andiamo all'Angelini di Chieti, finisce 1-1 la sfida playoff dunque tra Chieti e San Giovannese, non cambia nulla in classifica, le due squadre rimangono in quinta posizione, ma al 90° sono i neroverdi a recriminare perché avrebbero meritato ampiamente la vittoria dopo un secondo tempo giocato costantemente nella metà campo avversaria. Però la dea bendata non è stata propizia per la squadra di Viviarini, primi 45 minuti quasi da cancellare, tutti bei fraseggi, ma conclusioni verso la porta col contagocce sia da una parte che dall'altra. La svolta nella ripresa, dovremmo vedere adesso le immagini, fuga di Berardino steso da Tabacco, calcio di punizione battuto da Vitone, sinistro che taglia l'area avversaria, si infila Buttazzoni che batte Baccarecci. Davvero un bel gol, ma neanche il tempo di esultare per il Chieti che 180 secondi dopo pareggia la San Giovannese, gol fotocopia sul calcio piazzato di Bernini, la difesa del Chieti lascia solo in aria Chiarini, forse in fuorigioco ed è 1-1. Da lì in poi è un monologo del Chieti, al 27° Sabatini dopo uno scambio con Rosa prova il pallonetto dal limite, il portiere toscano tocca quel tanto che basta per mettere la palla sulla traversa, 4 minuti dopo il Chieti impreca di nuovo per un altro legno colpito da Fiore con una gran botta di destro dal limite, ci prova anche Vitone su punizione, pronto il numero 1 toscano. È un assedio quello del Chieti che cerca il gol con le conclusioni di Sabatini e Pepe parate da Vaccarecci. È al 94° l'ennesima palla gol sui piedi di Vitone, la stiamo per vedere, quasi un calcio di rigore ma la palla termina di un soffio sul fondo, dunque un bel Chieti specie nella ripresa, non aiutato dalla fortuna, film già visto domenica scorsa sul campo della Giacomense, terzo risultato utile, domenica prossima sfida alla capolista Carpi ed ora gli altri servizi. Vince l'Aquila il primo dei due impegni consecutivi in casa, punti preziosi contro il Crociati Noceto. Direzione di gara in rosa affidata a Silvia Tea Spinelli di Terni. Inizio praticamente nullo, solo dopo 20 minuti l'usciti vede uno spiraglio, ma vola Babbini e manda in angolo. È però l'assaggio del gol, alla mezz'ora Potenza coglie bene Galli, l'attaccante aquilano controlla e trafigge il portiere Emiliano, 1-0. E l'accoppiata aquilana ci riprova al 37°, stavolta Babbini non si lascia sorprendere sulla bella conclusione di Galli, ma è solo questione di attimi, al 39° Perfetti, che forse non visto si aiuta con una mano, manda dentro, 2-0. Nella ripresa è ancora l'Aquila pericolosa, da una punizione di Falconieri, Garaffoni va in scivolata e colpisce il pallone. Poi ci prova Potenza, il tiro forte termina di poco al lato. Sull'altro fronte dalla distanza tiro cross di Tavaglini, alto. In pieno recupero gli ospiti accorciano le distanze sul rigore concesso dall'arbitro Silvia Spinelli per un fallo di Garaffoni. Dal dischetto va Pietranera e trasforma 2-1 il finale. Nel derby dei disperati dell'ultimo posto i tre punti finiscono a Fano con i marchigiani che tornano.